La pompa di calore per riscaldamento funziona anche quando nevica e sono 4 gradi sotto zero? Ciao, oggi è il 1 marzo 2018, sono in provincia di Vicenza e come ben vedi in tutto il nord Italia sta nevicando. In realtà sta nevicando anche in Emilia-Romagna, Toscana ed Marche. Tutti i giornali da una settimana danno allarme gelo siberiano. Si chiama Burian e viene dalla Siberia. Soffia centinaia di chilometri all'ora, con raffiche ghiacciate, neve e temperature polari. È un vento tipico delle steppe russe, che gela quello che incontra. In questo momento è in cammino verso l'Europa e nei prossimi giorni raggiungerà l'Italia portando un'ondata di freddo eccezionale, che si potrebbe definire storica. E infatti mi trovo con 4 gradi sotto zero. Per questo oggi ho pensato di portarti a vedere come funzionano le pompe di calore professionali quando fuori fa molto freddo. Se vuoi ricevere in anteprima i miei nuovi video e scoprire come funzionano le pompe di calore professionali, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Eccoci davanti a una pompa di calore professionale, di quelle che riescono a lavorare anche sotto zero e che consumano meno energia elettrica di quelle delle marche famose. Con questo freddo siberiano sta riscaldando comunque casa, e adesso ti porto dentro per vedere che temperature ci sono. Poi ti farò fare un bel giro sulle altre pompe di calore che sono installate in Nord Italia per vedere come si stanno comportando in questa giornata molto fredda. Eccoci dentro casa, il termostato indica 20,5 gradi ed esternamente 4 gradi sotto zero. Ma adesso ci colleghiamo online per vedere cosa è successo durante questa giornata gelida. Eccoci allora online, come vedi siamo collegati in quel giorno, giovedì 1 marzo 2018. La temperatura esterna indicata qui in arancione non ha mai superato i 2 gradi sotto zero. Questo è l'andamento delle temperature invece dentro casa, quindi fino alle 8 di mattina 19 gradi, poi la casa si è riscaldata a 20 gradi. Questa invece è la temperatura di mandata verso l'impianto di riscaldamento a pavimento. Questi invece le accensioni della macchina. Quando la macchina timbra di blu significa che è accesa, quando non è timbrato di blu significa che è spenta. Se andiamo a vedere un altro giorno, ad esempio il 25 di febbraio, quando le temperature esterne erano intorno allo 0 gradi, ecco che la macchina ha lavorato solo di giorno praticamente, quindi sfruttando al massimo il fotovoltaico. Si è accesa dalle 7 alle 8 di mattina e dalle 10.30 fino alle 16.30 e poi un'ultima tranche dalle 19.30 fino alle 21. Ora ci colleghiamo invece in una casa con radiatori e andiamo a vedere cosa è successo quel giorno. Eccoci allora collegato in un'altra casa, sempre il 1 di marzo 2018. Anche in questo caso la temperatura esterna non ha mai superato i 2 gradi sotto zero. In questo caso la casa è mantenuta sempre a 21 gradi, anche 22 verso sera, e abbiamo un impianto a radiatori su una casa senza cappotto. Ecco le temperature di mandata verso l'impianto, quindi 55, 57, 60, 62 gradi. Sebbene esternamente c'erano meno 3 gradi. Queste sono le accensioni della macchina, ovviamente molto più frequenti perché stiamo parlando di una casa energivora che consuma molto e ha radiatori, quindi una condizione completamente diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto. Se ti è piaciuto questo video e vuoi ricevere in anteprima quelli nuovi, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco.